Dopo il punticino in trasferta con l'Olimpia Tirus, l'Assisi ospita in casa un'altra Ternana, il Giove ancora fermo a 0 punti in fondo alla classifica. Dirige la gara il signor Panico di Foligno. Partiamo subito con le immagini. Al 10° squillo dell'Assisi, che ci prova da fuori con Graziani. Il portiere tocca con la punta dei guantoni e manda in angolo. Risponde con un tiro velletario il Giove al 18° con Bencarino che manda alto un tiro da fuori. Pochissimo altro per questa prima frazione di gioco, forse un po' più positivo il Giove, ma sostanzialmente niente da segnalare. Partita noiosetta e piena di errori da ambo le parti. Nella ripresa ancora Giove subito protagonista, azione personale di Porcacchia che tira, blocca Ceccarelli. Poco dopo la palla finisce ancora a Porcacchia che conclude. Al 5° sugli sviluppi di un corner, Leonardi prova a botta sicura, respinge di piedi Ceccarelli miracolosamente. Ancora Porcacchia Show che al 7° un minuto dopo prova ancora a giro da fuori, palla alta di pochissimo. Giove scoppiettante in questi primi minuti. Punizione dalla sinistra al 23°, gamba là dentro tesa in scivolata al volo si getta Dormi che fa 1-0 per il Giove. Bella azione dei Ternani che sbloccano così il match. Assisi debolmente si fa sentire poco dopo al 32° con Fratini, troppo centrale la sua punizione. Risponde ancora il Giove con un colpo di testa alto di Mencarino da buona posizione. Al 42° tocco di mano in area del Giove, rigore per l'Assisi. Sul dischetto si presenta Onga Manga che centra l'incrocio imparabilmente. 1-1 e pareggio recuperato per i padroni di casa. Bella prova del Giove, beffato solo nel finale dal pareggio sul rigore dell'Assisi. Oggi piuttosto spento i ragazzi di Rubè. Finale qui d'Assisi 1-1. Mister Buzzicotti, bella prestazione del Giove, quel rigore nel finale ha rovinato un po' la festa? Beh, diciamo di sì, ormai credevamo che la partita fosse portata a casa, però diciamo che questi sono i problemi di una squadra giovane come la nostra, che purtroppo nelle situazioni in cui c'è da dimostrare un pizzico d'esperienza è fatica, però lo sapevamo, sappiamo che il nostro campionato sarà un campionato come quello dello scorso anno, presso a poco di sofferenza, e quindi speriamo che serva questa partita per farci capire come vanno gestite un po' le partite. Mister Rubeca dell'Assisi, un pareggio arrivato nel finale dopo una partita non proprio bellissima. No, assolutamente no, una partita dove la mia squadra è stata sottotono soprattutto per i primi 20-25 minuti del secondo tempo, dove loro ci hanno aggredito. Faccio i complimenti al Giove perché già dallo scorso anno dico che è una squadra allenata da un buon allenatore e gioca un buon calcio. Ho detto adesso, sono uscito adesso dai spogliatoi, ho detto alla mia squadra che dobbiamo ripartire dagli ultimi 20 minuti della partita. Quella è la squadra che io voglio e che loro sanno che sono. Quella è l'Assisi. Quello di prima non è l'Assisi.